E se ti dicessi che questo semplicissimo, normalissimo cavo Ethernet può trasportare centinaia di canali audio per decine e decine di metri? Ma prima di andare avanti, ti e vi invito a iscriverti al canale, mettere like per supportarmi e condividere sui social. Voglio parlarti del protocollo Audio Dante, che è un protocollo conosciutissimo e un sistema utilizzatissimo da tutti i pro, soprattutto quelli che fanno live, ma anche installazioni, broadcast o studi di registrazione, mentre è incredibilmente poco conosciuto, se non semi sconosciuto, da tutti gli altri che fanno musica. È un peccato perché è un sistema molto semplice, flessibile e permette di fare cose incredibili con cablaggi molto complessi in poco tempo e a zero spesa. Te ne parlo perché ho da poco installato la scheda opzionale sul mio Eventide H9000, la scheda opzionale Dante, che va ad aggiungersi a quella del Pro Tools HDX. In questo modo, nel mio studio, posso collegare l'H9000 sia su Pro Tools HDX e quindi vederla all'interno di Pro Tools con il sistema HDX insieme alla Avid Omni che alla Focusrite, e proprio perché c'è la Focusrite posso andarla a mettere in un unico network Dante e creare una grande quantità di collegamenti che mi permettono di cablare in modo semplice, semplicemente con un software che sto per mostrarti, tutte le possibilità che possono venire ad essere utili all'interno di una registrazione, di un editing o di un mix. In questo modo l'H9000 lo posso utilizzare col sistema Dante all'interno di tutto il network, col sistema Pro Tools HDX, lo posso usare semplicemente in analogico nel mio sistema per la chitarra, oppure come scheda USB. Cominciamo col dire che Dante è un acronimo, ed è l'acronimo di Dante, Digital Audio Network Through Ethernet. Già semplicemente conoscendo il significato dell'acronimo si capisce che cosa fa Dante. Ecco alcuni vantaggi pazzeschi di Dante. È un audio multicanale e alta qualità. E Dante consente la trasmissione di centinaia di canali audio non compressi a 24 bit e fino a 192 kHz attraverso un singolo cavo di rete Ethernet, come ti ho fatto vedere. Questo garantisce un'elevata qualità del suono senza perdite. Facilità di configurazione e gestione. Con un'interfaccia software Dante Controller, gli utenti possono configurare e gestire facilmente le reti audio. È possibile instradare i segnali audio con semplici operazioni di drag and drop, che dimostrerò, rendendo la configurazione intuitiva anche per chi non è esperto. Il protocollo Dante poi ha una latenza veramente minima. Una delle caratteristiche distintive di Dante è la latenza estremamente bassa, tipicamente inferiore a 1 millisecondo, dipende ovviamente da come viene configurata la rete. Questa cosa la rende molto comoda all'interno dei live dove serve assolutamente che non ci siano latenze, anche se nei sistemi veramente pro anche queste latenze vengono gestite soprattutto dal punto di vista del mixer FOH, che significa front of house. Poi c'è la compatibilità con le reti Ethernet. Dante sfrutta le reti Ethernet standard, consentendo la coesistenza con altri dati di rete. Questo permette di integrare facilmente l'audio digitale con le altre applicazioni IT, e riducendo i costi e la complessità del cablaggio. Il protocollo Dante è poi facilmente scalabile. Si può iniziare con una piccolissima interfaccia da configurare all'interno della propria rete, che da utilizzare ad esempio come amplificatore cuffia o solo come due segnali, come convertitori dall'USB al sistema Dante, oppure avere interfaccia 2, 4, 8, 16, 32 canali. È molto scalabile e soprattutto la gestione avviene con un costo irrisorio. Soltanto se si vuole utilizzare la scheda come scheda principale serve un software da far girare sul computer che emula una scheda audio da collegare al sistema Dante, che però ha un costo veramente irrisorio. Con il protocollo Dante non importa la marca dei sistemi collegati insieme. Ad esempio, nel mio studio ho acquistato la Focusrite Line 16 che utilizza il protocollo Dante insieme all'HDX, e ho l'H9000 che utilizza HDX e Dante. Quando li colleghi con il sistema Dante, tutti i device che utilizzano Dante funzionano insieme. Non importa che siano di una marca, di un'altra, che siano collegati via USB o via HDX. Quando parlano in Dante, l'unico linguaggio è Dante ed è univoco.
Adesso ti mostro quanto è facile. Allora, su questo schermo ho caricato Emote, che è il software di gestione di H9000. In questa zona ho messo Dante e ho creato un mio cablaggio. Vedi che posso configurare i cablaggi per la scheda Pro Tools, l'ADAT, l'analogico, l'USB. In questo caso Dante. Se ci spostiamo in alto, verso invece lo schermo quello grande, abbiamo quello di Audinate, che è chi ha inventato Dante, e mi fa vedere che ho Eventide come trasmissione, Focusrite come trasmissione o come ricezione Eventide e Focus. Io qua già ho creato una connessione in modo molto semplice. In questo modo io vado a trasmettere dall'Eventide alla scheda Focus. Posso creare un sistema molto lineare dove l'1 va sull'1, il 2 sul 2, il 3 sul 3. Ricordati che su un unico cavo Dante puoi mandare in tutte le direzioni. Non hai un cavo Dante in e un cavo Dante out. In questo modo noi andiamo a ruotare i segnali verso un altro device. Facilissimo. È molto utilizzato dal vivo in situazioni pro perché è molto stabile, e questo te lo leggo, perché ha ridondanza e sicurezza. Dante offre opzioni di ridondanza per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti di rete. Inoltre può essere configurato per operare su reti separate o VLAN dedicate, migliorando la sicurezza e l'affidabilità. Adesso che conosci tanto così meglio il sistema Dante, prova a verificare se nel tuo home studio, nel tuo studio, nel tuo sistema può esserti utile oppure se non ti servirà a nulla. Ciao!